Buonasera, ebbene sì, la storia che vi racconto non è una storia tanto a buon fine, perché è un po' la storia della nostra vita e della storia di come il tempo passa. Sono sicuro che molti di voi si saranno chiesti, ma quanto tempo vivrò io? E se voi guardate le statistiche sono veramente impressionanti, una persona che nasceva nell'antica Roma aveva un'aspettativa di vita di 22 anni. Questo vuol dire che più del 50% delle persone non ce la facevano oltre questo periodo di tempo. Ovviamente è una statistica molto inficiata dall'alta mortalità alla nascita, subito dopo la nascita, ma se guardiamo anche il Novecento, meno di 50 anni, 49 anni, e poi un grande salto, all'inizio del 2000, 26 anni, abbiamo guadagnato più di 25 anni soltanto in un secolo. E queste sono le ultime statistiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, i primi 10 posti nella statistica. Noi in Italia siamo al sesto posto adesso, 84.8 di sopravvivenza per le femmine e 80.5 per l'uomo, quindi più di 80 anni per entrambi i sessi. Stiamo andando molto bene, guadagnato ancora moltissimo rispetto a soltanto una decina di anni fa. Ma se voi immaginaste un mondo perfetto in cui la medicina cura tutte le malattie, in cui le malattie infettive sono prevenute dai vaccini, in cui il cancro non esiste, in cui gli incidenti vengono riparati, in cui tutto funziona in maniera perfetta, saremmo immortali? E purtroppo la risposta è no. Noi abbiamo da qualche parte scritto nella nostra informazione genetica un'informazione che fa sì che tutti i membri della specie Homo sapiens, quindi noi, viviamo un massimo di 120-125 anni. Ed è un'informazione genetica strettissima, come lo è strettissima per tutto quello che vive sul pianeta Terra. Un topo vive 2 anni, un ratto vive 3, una pecora vive 12 anni, le tartarughe vivono a lungo, 150 anni, il moscerino della frutta, quello che si usa nel laboratorio, quello che si trova sulla frutta che mangiamo quando è un po' marcia, vive 3 mesi. C'è un programma biologico e quindi genetico scritto da qualche parte che determina l'aspettativa di vita massima. E noi non abbiamo assolutamente idea di dove sia questo programma, non sappiamo rispondere alla domanda perché un topo vive 2 anni, un uomo vive 120, quando condividono più dell'85% dell'informazione genetica. Il motivo è molto semplice: in realtà la nostra evoluzione, la nostra permanenza sul pianeta non è dettata dalla selezione naturale sul nostro organismo, ma è dettata dalla selezione naturale sui nostri geni, quindi noi siamo semplicemente delle macchine biologiche che devono trasmettere la nostra informazione genetica alla nostra progenie. Quindi quando la nostra progenie è a sua volta autonoma per trasmettere questa informazione ai propri figli e noi come specie umana siamo rimasti anche un po' più in vita per vedere anche i nostri nipoti, ecco che allora non serviamo più sul pianeta, quindi è giusto che l'evoluzione ci faccia fuori perché non diventiamo dei competitori dei nostri figli e dei nostri nipoti per l'accesso alle risorse sul pianeta. Non sappiamo dove stia l'inghippo, però sappiamo sicuramente qualcosa, che mentre noi invecchiamo si vanno a esaurire, e forse proprio questa è la causa dell'invecchiamento, si vanno a esaurire quelle che sono le capacità di riparazione e rigenerazione della maggior parte dei nostri organi e tessuti. Cioè voi immaginate che noi abbiamo una barriera fissa, un muro fisso, invalicabile, e progressivamente con la medicina, con l'alimentazione, le condizioni igieniche stiamo avvicinandosi a questo muro. E mentre ci avviciniamo a questo muro esauriamo le risorse di riparazione dei nostri organi e tessuti. Per esempio, prendete il cuore. Voi potete prendere il cuore di un paziente, di un individuo normale, come di un topo, potete prendere adulto, prendete le sue cellule del cuore, le mettete in laboratorio, troverete queste magnifiche cellule che sono una specie di mattoncini molto lunghi, alcuni hanno 2 nuclei che sono queste in blu. In questa diapositiva le striature sono l'apparato che consente alla cellula di contrarsi ritmicamente 70 volte al minuto. Potete tenere in laboratorio, potete studiarle, potete farci tutti quegli studi, non riuscirete mai, secondo le tecnologie attuali, almeno fino un paio d'anni fa, a farle riprodurre. Cioè noi nasciamo con un numero di cellule nel nostro cuore e queste sono le stesse cellule con cui poi andremo a morire quando la nostra vita si sarà esaurita. Pensate, fantastico pensare delle cellule che per miliardi di volte si contraggono ritmicamente in una persona di 70 anni, ma sono esattamente le stesse con cui questa persona era nata. Col cervello andiamo ancora peggio, perché le cellule del cervello smettono di replicarsi un po' prima della nascita addirittura. Noi nasciamo con circa 50 miliardi di cellule nel cervello e non soltanto non si replicano più, ma ne perdiamo circa 80.000 ogni giorno. Io sono qua che parlo con voi, voi mi ascoltate, stiamo tutti perdendo cellule. Possibilità di recupero di queste cellule? Assolutamente nessuna.
Cioè, quello che succede è che tutti noi siamo figli di un oocita, l'oocita di nostra madre, lo spermatozoo di nostro padre. La fecondazione di questo oocita da parte dello spermatozoo dà origine alla prima cellula di un organismo, in biologia si chiama lo zigote, poi questa cellula diventa 2, diventa 4, diventa 8, diventa 16. Dopo 4-5 giorni della fecondazione, una sferetta di circa 150 cellule, si chiama blastocisti, e poi queste cellule cominciano a specializzarsi. Allora, un organismo adulto come voi, come me, contiene circa 100.000 miliardi di cellule diverse, ciascuno con una specializzazione. Una fa la cellula del cuore, una fa il neurone, una fa la cellula globulo bianco, una fa la cellula della pelle, una fa la cellula della retina. Ci sono circa 240 tipi di specializzazioni diverse, ma alcune di queste cellule non si replicheranno mai più. Quelle delle acute continuano un po' a replicarsi durante tutta la vita, quelle dell'intestino, quelle del sangue lo fanno, ma le cellule del cuore no, le cellule del cervello no, le cellule del pancreas no, le cellule della maggior parte degli organi non lo fanno. E allora, se voi avete un po' questa visione, vi stupite che ci sia questa enorme diffusione delle malattie degenerative? Pensate soltanto al morbo di Alzheimer. Il morbo di Alzheimer è dovuto alla perdita di neuroni, un particolare tipo di neuroni nel cervello. Colpisce una persona su tre dopo gli 80 anni. Una persona su tre dopo gli 80 anni, dopo che vi ho appena detto che gli uomini vivono più di 80 anni e le donne più di 85 anni. Una vera epidemia. Un mio amico e collega negli Stati Uniti inizia i suoi seminari guardando le persone e chiedendo a ciascuno di guardare chi è seduto alla sua sinistra, chi è seduto alla sua destra, e di decidere chi di loro tre morirà di una malattia cardiovascolare. Perché questa è la realtà: 30% delle persone muoiono di una malattia cardiovascolare che nella maggior parte dei casi è dovuta all'incapacità del cuore di rigenerarsi, quindi di andare incontro a riparazione nella vita adulta, e invece che di andare incontro a una malattia che si chiama scompenso cardiaco. 15 milioni di nuove diagnosi di scompenso cardiaco ogni anno nel mondo. E dopo i 75 anni una persona su tre non ci vede bene perché ha avuto una degenerazione della retina e la retina non si ripara. Una persona su due dopo i 75 anni non ci sente bene perché ha avuto una degenerazione, quindi una perdita delle cellule dell'orecchio interno. La sordità è qualcosa che noi associamo spontaneamente alla vecchiaia, ma in realtà è una malattia dovuta alla perdita di cellule, all'incapacità di queste cellule di replicarsi. Allora dobbiamo trovare pezzi di ricambio. Pezzi di ricambio vuol dire trovare sostanzialmente cellule. Dove troviamo queste cellule per riuscire a rigenerare questi organi, visto che spontaneamente non ce la fanno? Beh, la cosa più ovvia è prenderle da un embrione. Noi possiamo tranquillamente, come si fa nelle cliniche della fertilità, prendere una cellula uovo, prendere uno spermatozoo, fare la fecondazione, coltivare questo embrione in laboratorio, in provetta, per 4-5 giorni, finché forma questa sferetta che si chiama blastocisti. Poi la sferetta viene disgregata, le cellule che la formano si chiamano cellule embrionali staminali, possono coltivarle indefinitamente, possono ottenerle molti, molti miliardi, e poi convincere queste cellule a diventare una cellula specializzata. Per esempio, queste sono delle cellule di un embrione di topo che noi abbiamo fatto diventare delle cellule di cuore. Vedete che anche in laboratorio, in provetta, si contraggono simultaneamente, che è una caratteristica delle cellule del cuore. Noi prendiamo queste cellule le mettiamo all'interno del cuore di un topolino infartuato, rigeneriamo completamente il cuore. Tutto bello, però di fatto questo è molto problematico. Primo, perché ci vuole un embrione. Secondo, perché secondo molte accezioni culturali e religiose, un embrione, se fosse impiantato, darebbe origine a una nuova vita. Quindi stiamo distruggendo delle vite. E terzo, poi, perché un embrione è un essere che dal punto di vista della medicina è diverso dal punto di vista immunologico. Quindi dovremmo trattare questo tipo di trattamento come se fosse un trapianto di reno, un trapianto di cuore. Quindi fare immunosoppressione con tutta una serie di altri problemi. Quindi un problema è: possiamo ottenere questi pezzi di ricambio senza dover passare attraverso la fertilizzazione di un uovo, senza dover passare attraverso un uovo e uno spermatozoo? E la risposta è stata no fino al 1997, quando improvvisamente un gruppo di veterinari scozzesi pubblica su una delle principali riviste internazionali un esperimento che ha fatto scalpore, definito su tutti i giornali, che è la creazione della pecora Dolly. Come è stata fatta Dolly? È stata fatta bypassando
usando il processo della fecondazione, cioè prendendo un uovo di una pecora donatrice e prendendo una cellula adulta di un individuo da cui è stata estratta l'informazione genetica, è stato preso il nucleo e trasferito nell'uovo. In quel momento quel nucleo di una cellula adulta, quindi una cellula specializzata che non si replicava più, per qualche motivo ha pensato di essere il prodotto di una fecondazione e ha dato origine a un nuovo embrione. Quindi ha tagliato completamente fuori il problema della fecondazione. Però chi di nuovo ha una visione religiosa della vita dice sì, ma facendo questo tu in realtà crei comunque un embrione, crei comunque una blastocisti. Se questa fosse impiantata in un utero darebbe origine a una pecora dolly, quindi se io lo facessi in un uomo questo embrione potrebbe dare origine a un essere umano. Quindi non è che posso trovare qualcosa che consenta invece di evitare completamente il problema degli embrioni. E di nuovo la risposta è stata no per altri 10 anni, finché nel 2006 questo signore, che si chiama Shinya Yamanaka, che ha vinto il premio Nobel per la medicina nel 2012, ha insegnato alla comunità scientifica una maniera del tutto rivoluzionaria per farlo. Gli ha detto, io posso prendere una cellula di qualsiasi individuo, per esempio una cellula della pelle, una cellula del sangue, inserire all'interno di questa cellula soltanto 4 geni e questi geni convincono questa cellula a diventare una cellula dell'embrione. Ecco che allora io posso coltivare questa cellula dell'embrione, e ottenerne molti miliardi, convincerle a diventare una cellula di cuore, per esempio, metterla nel cuore dopo infarto e rigenerare il cuore. Qui non ci sono embrioni, non c'è possibilità di fare nuovi esseri umani. Se la soluzione sembra perfetta, è un po' imperfetta dal punto di vista tecnico perché è molto difficile ottenerlo. Soltanto quest'anno, il mese scorso, è ripartita una sperimentazione in Giappone per cercare di rigenerare l'occhio, perché la tecnologia è talmente ancora non robusta che non consente di fare grandi quantità di cellule per fare il cuore, il fegato o tantomeno il cervello, ma consente probabilmente di fare un piccolo quantitativo di cellule che potrebbe essere utile per rigenerare la retina. Ma ci potrebbero essere delle soluzioni diverse, cerchiamo di essere un po' immaginativi. Per esempio, andiamo a vedere come fanno altri organismi a rigenerare i propri organi. Per esempio, se voi prendete molti pesci, uno di questi pesci è il pescetto zebra di laboratorio, zebrafish, oppure le salamandre, e voi potete tagliare grandi porzioni del loro corpo, la coda, le pinne, fare un danno alla retina, fare danno a un cuore, e questi rigenerano spontaneamente. Questo è un animaletto molto interessante, si chiama Axolotl, che è un nome maya, perché questo animale vive sui vulcani spenti a 4.000 metri del Messico e del Nicaragua. Un animale storico bloccato allo stato larvale, voi potete prenderlo, tagliare una sua zampa e questa zampa nell'arco di 40 giorni ricresce spontaneamente. Ma ricresce spontaneamente in maniera completa, ricresce come anatomia, come ossa, come nervi, come muscoli, come dimensioni. E non potete tagliarla soltanto una volta per farla ricrescere, potete tagliarla 100 volte. 100 volte questa zampa vi ricrescerà. Cioè questi animali hanno dentro un programma biologico che consente a loro di fare quello che noi, mammiferi, sappiamo fare solo una volta nella vita, durante il nostro sviluppo embrionale. Noi sappiamo fare un arto, ma non sappiamo rifarlo una volta che questo è stato tagliato. Come fanno a rigenerare questi animali? Non lo fanno con le cellule staminali messe dall'esterno, ma lo fanno perché hanno dei geni che gli consentono a farlo. Allora un po' di anni fa abbiamo detto, ma andiamo a cercarli questi geni, andiamo a cercare quali sono i geni che potrebbero fare rigenerare, per esempio, il cuore di un uomo, di un mammifero. E abbiamo pensato che questi geni devono essere dei geni non convenzionali. Allora, il nostro patrimonio genetico contiene circa 20.000 pezzi di informazione, quindi quelli che chiamiamo geni, per fare circa 20.000 proteine. E questo è quello che la genetica classica insegna, ma da una decina d'anni noi sappiamo che oltre a questi 20.000 geni classici, ce ne sono almeno 2.000 che contengono non l'informazione per fare delle proteine, ma per fare dei piccoli RNA regolatori. Piccoli vuol dire che sono veramente molto più piccoli, 21, 22 mattoncini li formano, e si chiamano microRNA. Allora ci siamo chiesti, ma non sarà che all'interno di questi 2.000 microRNA ce ne sono alcuni che riescono a rimettere in moto la proliferazione delle cellule del cuore? Quindi abbiamo fatto questa ricerca con uno screening robotizzato e alla fine ne abbiamo trovati qualcuno che è in grado effettivamente di far proliferare le cellule del cuore in laboratorio. Non soltanto è in grado di far proliferare le cellule del laboratorio, le cellule del cuore in laboratorio, ma una volta messo nel cuore le fa proliferare anche nel cuore.
Questa è stata una scoperta nuova, perché in qualche maniera ci dà la possibilità di pensare in maniera diversa. Allora pensate a un paziente con l'infarto del miocardio. Cosa succede di questo paziente? Che se è fortunato di vivere nelle nostre società viene portato rapidamente in ospedale, e se arriva in un'unità coronarica entro 3-4 ore dal momento dell'infarto, il prima arriva meglio è. Ecco che il cardiologo entra con un catetere nella sua arteria coronaria, apre un palloncino e ripristina la previetà dell'arteria coronaria, cioè rimuove l'ostruzione. Ma tutto quello che è morto in queste 2-3-4 ore è qualcosa che è destinato a non ricrescere, a non riformarsi, ma a essere sostituito da una cicatrice. Immaginate ora di avere questo stesso paziente che, quando viene diagnosticato dell'infarto, gli viene iniettato dopo qualche giorno dal momento in cui ha avuto riaperta l'arteria coronaria uno di questi microRNA che stimolano le sue cellule cardiache a crescere, a fare un effetto salamandra, cioè a moltiplicarsi. Ecco che la sua cicatrice, invece di formarsi, sarà sostituita da nuovo tessuto contrattile che potrà in qualche maniera accompagnarlo in una migliore vita. Tutto molto bello farlo sui disegnini, però più difficile farlo in vivo. Però di fatto questa cosa funziona nei piccoli animali. Per esempio, se voi fate un infarto a un topolino, gli iniettate uno di questi microRNA, invece che formarsi delle grandissime cicatrici sul cuore, si vengono a formare delle piccolissime cicatrici, perché il resto del tessuto cardiaco è stato rimpiazzato da nuovo tessuto contrattile. Di nuovo, il cuore del topo è qualcosa di così piccolo, il cuore dell'uomo è molto più grande, è difficile passare dalla sperimentazione sul topo alla sperimentazione sull'uomo, ci vuole un modello di animale che sia più vicino all'uomo. Questo modello di animale nelle malattie cardiovascolari è sostanzialmente rappresentato dal maiale. Ecco allora che faccio vedere dei risultati che per noi sono molto molto eccitanti, ottenuti con una tecnologia che permette di vedere il cuore come funziona in vivo, cioè dei filmini che vi danno un'idea della contrazione cardiaca in vivo, ottenuti a Pisa alla Scuola Sant'Anna con la risonanza magnetica nucleare. Allora, quello sopra è un cuore infartuato, il cerchietto che con molta difficoltà, vedete, si contrae, il ventricolo sinistro, ma è un ventricolo sinistro un mese dopo l'infarto, è già molto dilatato, vedete la parete è molto, molto sottile, è molto discinetico, si muove abbastanza male, e quindi questo sotto invece è un maiale che è stato iniettato subito dopo un infarto simile con un microRNA che stimola la rigenerazione cardiaca. Voi intuitivamente, senza essere cardiologi, potete immediatamente vedere che questo ventricolo rimane più piccolo, non c'è dilatazione del cuore, non c'è scompenso cardiaco, la parete è più spessa e la contrazione è più efficace. Riusciremo a portare questa cosa alla clinica? Beh, ovviamente è il nostro sogno di ricercatori e di medici. Ci sono ancora molti ostacoli anche fra il maiale e la sperimentazione umana, ma pian piano stiamo cercando di recuperarli. Però la cosa che a me piace di questo tipo di ricerca è che segna una via nuova. Abbiamo passato 10 anni a tormentarci con l'utilizzo delle cellule staminali, fra scandali nell'opinione pubblica e insuccessi nella comunità scientifica. Ecco che allora questo tipo di approccio è un approccio che a me piace chiamarlo rigenerazione dall'interno. Non mettiamo più niente dall'esterno, cerchiamo di utilizzare i geni, la funzione dei geni, per rimettere in moto spontaneamente la macchina del cuore, nel nostro caso per essere inceppata, ma sono sicuro che questo tipo di approccio possa essere utilizzato anche per rigenerare il pancreas, rigenerare l'occhio, rigenerare gli altri organi e forse, se siamo fortunati, anche a rigenerare i nervi e il cervello. E con questo ho finito e vi ringrazio molto per la vostra attenzione.